Ciao a tutti, come rispondere al trattamento del silenzio? Vediamo un attimino di parlare bene di come rispondere al trattamento del silenzio. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Inoltre ti ricordo che se vorrei partecipare, venerdì 10 gennaio 2020 a Torino farò un seminario su come sedurre le persone difficili, come sganciarsi dai narcisisti, il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che chi non potesse partecipare ai seminari può abbonarsi al canale Massimo Taramasco, semplicemente andando sulla home page del canale, Massimo Taramasco appunto, cliccando sul tastino abbonati, che è quello vicino al tastino iscriviti, ti puoi abbonare e iniziare il tuo percorso di crescita personale con me, ma veniamo a come rispondere al trattamento del silenzio. Allora, il trattamento del silenzio potrebbe sembrare il no contact, diciamo così, ma in realtà non è il no contact. Il trattamento del silenzio è un silenzio punitivo che mettono in atto i manipolatori o i narcisisti anche nell'ambito di una relazione sentimentale, affettiva, anche consolidata, quando c'è qualcosa che loro ritengono che non va. E ti tengono il muso, tra virgolette, non ti parlano. È una tecnica, diciamo così, passiva ma aggressiva, frustrante perché non ti dà modo di confrontarti. E diciamo, è una sorta di abuso emotivo, diciamo così, silenzioso però, che ha uno scopo, diciamo così. Lo scopo è quello di controllare, di punire, di mettere in castigo, tra virgolette, no? Un po' come mettere l'altra persona dietro la lavagna, diciamo così, in silenzio. E questa persona cosa fa? Beh, passa da uno stato, diciamo, e la cosa è che i narcisisti o chi per essi, diciamo così, lo mettono in atto anche in modo repentino questa tecnica, anche in modo molto, molto rapido, diciamo così. E quindi praticamente in modo molto penalizzante, passano, diciamo così, da magari da una giornata che allegra in cui parlavano, scherzavano, ridevano, al silenzio, al silenzio, al gelo, al ghiaccio. Si congelano praticamente. E questo è un modo per esercitare, diciamo così, una sorta di abuso, tra virgolette, nel senso che in qualche modo cercano di bloccarti, cercano di renderti, diciamo, come dire, la vita difficile fondamentalmente, soprattutto le persone che sono sensibili ai sensi di colpa iniziano a farsi una colpa, ma perché sta facendo questo, ma perché sta facendo quell'altro, ma come mai, ma perché si comporta in questo modo, e diciamo fa sentire la vittima, cerca di far sentire la vittima in colpa. E non soltanto la vittima in colpa, perché innesca meccanismi proiettivi molto forti il silenzio. Se tu, comunque, ovviamente tutto questo dipende dal fatto che tu abbia un legame comunque consolidato con l'altra persona, un legame forte, perché se dell'altra persona non ti interessa niente, se l'altra persona, in questo caso che utilizza il trattamento del silenzio, è una persona che ha ascendente potenziale nei tuoi confronti, beh, tu quando praticamente non hai più possibilità di interagire, proietti e puoi proiettare anche, ad esempio, la paura di essere lasciato, la paura di essere abbandonato. Questa è una paura tipica che viene proiettata quando l'altra persona si mette in silenzio stampa, no? Temi che in qualche modo ti possa anche lasciare, o puoi proiettare qualunque cosa. E questo fa sì che, diciamo,